Portogallo verso le elezioni. Il capo dello Stato, Aníbal Cavaco Silva, ha annunciato che il voto per il rinnovo del Parlamento si terrà il prossimo 4 ottobre. Il presidente portoghese dà il via alla sfida tra conservatori e socialisti che si preannuncia aperta in un paese appena uscito dal piano di salvataggio a un costo molto alto, come dimostra la protesta inscenata questo mercoledì a Lisbona dai lavoratori del settore pubblico e privato. Il premier conservatore Pedro Passos Coelho punta a ottenere un altro mandato contro il socialista António Costa. Se da un lato il partito di governo paga l'impopolarità delle misure di austerità, dall'altro il partito socialista ha cominciato a perdere consensi dopo il rinvio a giudizio per corruzione dell'ex primo ministro José Sócrates.